Cecilia Rodriguez non infastidisce Paola Di Benedetto. La confessione: l'ombra di Cecilia Rodriguez sembrerebbe non turbare la storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Ospite a Mattino 5 oggi, insieme a Filippo Nardi, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha ammesso di non essere assolutamente gelosa di dell'ex fidanzata di Monte, e del loro rapporto durato 4 anni e mezzo, e finito in modo imprevisto a Grande Fratello VIP 2. Sono state queste le parole rivolte da Paola Di Benedetto a Federica Panicucci. La madre natura di Ciao Darwin ha ammesso che il discorso sulla fine della storia tra Francesco e Cecilia era saltato fuori sull'isola, durante le prime settimane di reality. Francesco ha vissuto un periodo incasinato, sull'isola si è trovato faccia a faccia con la realtà, ha proseguito la Di Benedetto, che ha sottolineato come il reality permetta di scavare nei propri sentimenti. Paola però è apparsa serena a Mattino 5 oggi, sicura del rapporto che sta costruendo con l'ex tronista e convinta che la storia con la sorella di Belen sia stata definitivamente archiviata dal fidanzato. La Di Benedetto ha ammesso che parlare di amore con Francesco Monte sarebbe ancora prematuro, sottolineato però di essere felice, pronta a vivere questa nuova passione giorno dopo giorno. Mattino 5. Paola Di Benedetto parla di Cecilia Rodriguez. Archiviata la storia con Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Paola Di Benedetto fanno ormai coppia fissa da circa una settimana. Ci sarebbero addirittura già state le presentazioni ufficiali, in base a quanto ammesso dalla madre natura di Ciao Darwin. Subito dopo il ritorno in Italia, e la chiacchierata in studio con Alessia Marcuzzi, la Di Benedetto era infatti tornata in hotel, dove aveva trovato ad aspettarla Francesco Monte e i suoi genitori. La Di Benedetto ha ammesso a Mattino 5 che rivedere l'ex naufrago è stato un momento molto forte e bello, tanto che dopo un lungo abbraccio sarebbe scattato subito il bacio. L'ex naufraga ha raccontato anche un aneddoto divertente legato ai suoi primi giorni dopo la fine dell'avventura sull'isola. Paola Di Benedetto ha ammesso di dormire con Filippo Nardi e Monte. Il trio aveva stretto un rapporto di amicizia sincero nel reality di CANALE5 e ora, tra ospitate e interviste, continua ad essere inseparabile, tanto da condividere spesso la stessa stanza di hotel.